Stesso film, stesso copione, stessi protagonisti. Il 9 novembre 2013 Rosario Crocetta venne ad Agrigento, visitò il centro storico, fece un sopralluogo alla cattedrale e tenne una conferenza stampa nel seminario. Con accanto l'allora assessore regionale al territorio, l'agrigentina Mariella Lobello, il governatore assicurò il finanziamento da 22 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone e l'avvio dei lavori in breve tempo. Ad ascoltarlo in religioso silenzio c'era l'arcivescovo Monsignor Francesco Montenegro. Quasi un anno dopo quella visita è stato Don Franco ieri a recarsi da Crocetta a Palazzo d'Orleans, accogliendo l'invito di Mariella Lobello, adesso capo di gabinetto del presidente. In agenda gli stessi temi, i finanziamenti per il centro storico, il costone della cattedrale e l'avvio dei lavori. Alla fine Crocetta, oltre a riconfermare l'impegno di spesa annunciato nel novembre scorso, ha chiesto alle parti in causa di tornare a confrontarsi, dando incarico al neo assessore al territorio e ambiente Pier Giorgio Gerratana di trovare una soluzione entro 30 giorni e di indire un tavolo tecnico scientifico in cui gli esperti degli enti coinvolti possano confrontarsi e far convergere in una linea unitaria i particolari delle azioni da eseguire al fine di salvaguardare in sicurezza un bene monumentale storico come la cattedrale di Agrigento. Il tavolo tecnico scientifico è stato fissato per giovedì 16 ottobre all'assessorato territorio e ambiente. Durante l'incontro, al quale hanno preso parte anche il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Calogero Foti, il direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Curia Don Giuseppe Pontillo, il consulente tecnico della stessa Curia Teotista Panseca e il deputato regionale UDC Margherita La Rocca Ruvolo, sostanzialmente sono state riconfermate le fasi dei lavori da eseguire. Quelli che serviranno alla stabilizzazione del pendio, sui quali c'è un parere unanime e condiviso, e quelli di messa in sicurezza del manufatto cattedrale, che prevedono un preconsolidamento per la stabilizzazione del pendio. Proprio su quest'ultimo intervento le posizioni non convergono, da qui la necessità del tavolo tecnico di giovedì prossimo.